Crostata, ricotta e cioccolato. Verso in una ciotola la farina e il burro a pezzetti e comincio a lavorarli con le mani. Quando ho ottenuto un composto sabbioso, unisco anche lo zucchero. Ora aggiungo le uova e impasto fino a ottenere un panetto compatto. Trasferisco l'impasto in un foglio di carta forno e lo lascio riposare in frigorifero per 30 minuti. Trascorso questo tempo lo stendo e lo trasferisco in una tortiera per crostate. Sfiorello il fondo e poi passo al ripieno della mia crostata. In una ciotola unisco ricotta, zucchero e uova e li mescolo tra loro fino a ottenere una crema liscia. Per ultime aggiungo anche le gocce di cioccolato. Verso il mio ripieno sopra la base della crostata e lo livello per bene. Ora con l'impasto avanzato creo le classiche strisce e vado a decorare la superficie della torta. Cuocio la mia crostata a 170 gradi per circa 35-40 minuti in forno statico. Una volta cotta la lascio raffreddare, la sformo e poi la crostata è pronta per essere gustata.